Santa Emiliana e Tarsilla. Delle due sante della nobile famiglia senatoriale romana degli Anici si ignorano i dati anagrafici ma non le virtù. Si racconta che erano così assidue nell'orazione e nelle penitenze che dopo la morte si constatò che gomiti e ginocchia erano incalliti. Parla di loro con affetto Gregorio, che ne era il nipote, al cui nome i posteri aggiunsero l'aggettivo Magno. Felice III aveva preannunciato a Tarsilla la chiamata alla vita eterna prima del Natale ed ella morì un 23 dicembre. Le due sorelle, dopo aver condiviso l'intera vita terrena, non vollero rimanere a lungo disgiunte nell'altra. Si dice che Tarsilla, morta da qualche settimana, apparve alla sorella invitandola a raggiungerla per l'Epifania.